Ecco viene il Signore a salvare il suo popolo, beati coloro che sono preparati all'incontro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri ammalati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, siamo qui perché abbiamo bisogno di essere incoraggiati sul nostro cammino, e l'incoraggiamento viene sempre dall'alto. E non so come è iniziata a voi questa giornata, ma credo che tutti l'avete iniziato con i vostri pensieri: che cosa dobbiamo fare oggi, quali lavori, affari sono davanti a noi da fare, da realizzare. E credo che la maggior parte di noi dalla mattina ha già iniziato un ritmo abbastanza veloce. Oggi chiunque fa qualcosa è pieno di preoccupazioni, pieno di oppressioni, varie oppressioni. Ogni giorno bisogna faticare per guadagnare il pane quotidiano per noi e per la nostra famiglia. Qualche volta bisogna fare più lavori per mantenere la famiglia, per avere le condizioni di una vita normale. Il fatto è che oggi abbiamo tante persone che con tristezza guardano le vetrine piene dei nostri negozi e non possono permettersi tante cose. E nello stesso tempo oggi gli armadi sono pieni con 1000 cose inutili. Quindi oggi ce ne sono affamati delle cose essenziali. E direi che la fame ancora più profonda è quella fame del senso di vita. Tante cose ci fanno soffrire oggi, ma uno dei problemi più grandi dell'uomo d'oggi è scegliere i valori, ciò che ha valore per te. Come scegliere oggi il valore? Quindi dobbiamo avvicinarsi a colui che può
e vuole aiutarci, cioè Gesù. Solo Lui ci può guidare verso la piena verità, che è sicurezza. Questa parola di Dio che abbiamo appena sentito non è una parola qualsiasi. Le parole che noi leggiamo qui durante le messe sono Dio stesso che ci parla, cari fedeli, e questa parola ci esorta di riflettere sulla nostra vita. Nella prima lettura abbiamo sentito il profeta Isaia. Lui, prima di tutto, è il profeta del suo popolo, scelto da Dio per parlare al popolo nel nome di Dio, ma parla a te, a me, a tutti gli uomini del mondo. Che cosa vuole il profeta? Ci invita di lasciare il peccato e il Signore ci darà un grande premio già qui sulla terra. Che cosa ancora succederà? Signore ci libererà dalla morte, cioè noi siamo immortali. Conoscenza di questo fatto, se l'uomo veramente la vive, fa l'uomo felice e pronto non per qualsiasi cosa, ma per opere grandi. La conoscenza dell'eternità dovrebbe cambiare negli uomini la mentalità di vita. Noi viviamo nel mondo, ovunque viviamo sul globo, possiamo vedere che il male regna in questo mondo. E l'unico modo per vivere questo male è la situazione quando un uomo buono non fa niente, assolutamente niente. Perciò, cari fedeli, abbiamo bisogno delle parole di incoraggiamento che ci invitano all'attività dove ci sarà più amore, perdono, affetto. Questa terra ha bisogno di uomini felici, e il cuore umano quando sarà felice? Quando si libererà da ogni legame terreno. L'uomo d'oggi è bloccato. Con che cosa? Con noi, su di noi regnano gli uomini, le cose materiali, i sogni. Nella nostra realtà c'è troppa superficialità, troppo egoismo, troppa cupidigia. E in questo i primi posti hanno i governatori che sono ambasciatori della cupidigia, e la cupidigia è la forza che distrugge la terra, perché noi viviamo sulla terra, non in cielo ancora, siamo nel mondo, possiamo dirlo liberamente, nel mondo che ha doppie misure nella morale, doppi valori. La verità è quello che mi va bene, se non mi va bene lascia stare, anche se è una verità obiettiva, non vale per me. Poi noi viviamo anche nella cultura della morte. Oggi non c'è più il senso per vivere il sacrificio. A chi oggi sono modello le famiglie che lottano in modo eroico per mandare avanti la loro famiglia, per mettere in loro i valori che rialzano l'uomo? Non che lo distruggono, ma rialzano su un livello più alto, una qualità più alta. Se guardiamo la cultura d'oggi, la cultura attraverso le attività, e che cos'è la cultura? Abbiamo teatro, film, libri, scienza, eccetera. Cultura, e tutto questo dovrebbe modellare la coscienza dei valori. Dovrebbe far vedere gli uomini che non hanno paura di vita, di sacrificio, gli uomini che hanno famiglie numerose, più figli. E vedete, noi viviamo nel mondo pagano.
Desidero dirlo, noi viviamo nel mondo pagano e questo mondo pagano che cosa offre? Offre un modello moderno. Bisogna vivere nella libertà fino agli anni 40, poi arriva il periodo dei piaceri, egoismo, la famiglia è a parte, non gli interessa. E dove sono i cristiani? Quanti siamo? 1,5 miliardi? Forse di più? Non lo so. Cristiani dunque dovrebbero creare un'immagine che è normale che una persona giovane che ha 20 o 30 anni si sposi e ha più figli, ha una famiglia numerosa. Oggi si crea un'immagine della famiglia senza figli. Perché oggi ci sono mezzi, reti sociali che suggeriscono che cosa fare. Se non hai cane, gatto in casa, non sei più moderno, è il membro della tua famiglia, il bambino non si mette su Facebook, si mette il cane, il gatto. E chi dovrebbe cambiare questo? Noi cristiani. Purtroppo i mass media sono nelle mani pagane che modellano la coscienza. Noi dunque dobbiamo far vedere le persone che sono da riconoscere, le famiglie numerose, dire bravo, avete fatto qualcosa per il popolo se avete 3, 4 o più figli. Voi siete un valore, questo è un premio. Purtroppo attraverso tutto questo ai giovani si offre un altro mondo, mondo dell'egoismo, edonismo. Nei teatri moderni vengono derisi i valori veri e quando sono derisi i veri valori veri, questi film, questi spettacoli ottengono i premi. E che cosa succede? I giovani sono disorientati. La società non guarisce i giovani, ma li esorta a fare del male. Oggi è minacciato in modo diretto il parere personale. Tu non puoi dire una cosa diversa dal parere, dall'opinione pubblica. Questo sistema entra nello spazio delle nostre emozioni. E noi, cari fedeli, dobbiamo rimanere fedeli a nostro Dio, anche quando ci perseguitano, anche quando la nostra esistenza non è più stabile qui sulla terra. Bisogna rimanere con Dio e rispettando le sue leggi. Di che cosa vive un cristiano? Dalla presenza di Dio, dalla sua vicinanza. Che cosa ti può dare la forza, la salute, il coraggio? Ma solo la vicinanza di Dio. Poco fa nel Vangelo abbiamo sentito che molti portavano gli ammalati da Gesù e lui li guariva e tutti lodavano Dio. Erano pieni di stupore. Credo che anche noi che siamo venuti qui a Santa Messa, che nel nostro cuore abbiamo portato noi stessi, la nostra famiglia e tante altre persone che sono storpi, zoppi, ciechi, sordi, le categorie del Vangelo, li abbiamo portati qui da Gesù. Dov'è il problema allora? Noi crediamo che Gesù è vivo tutt'oggi? Lui ha bisogno degli uomini che porteranno gli ammalati nel loro cuore ai suoi piedi. E cosa è successo? Li ha guariti. Lui ha bisogno della nostra fede. Ma non la fede da qualche parte, ma la fede che vive nella realtà, ha bisogno della nostra fede, fede che Lui è l'Onnipotente, che può guarire tutte le nostre malattie, tutto ciò che ci blocca e ci fanno meno uomini, meno credenti. Nella realtà ci sono tanti che hanno bisogno dell'intervento di Cristo per essere guariti. E noi stessi spesso siamo in questa categoria. Se guardiamo il Vangelo d'oggi, vediamo come Gesù nutre coloro che ha guarito. Questo è interessante. Prima di tutto li ha guariti.
Poi ha parlato a loro. Erano 3 giorni con lui. Gli ha fatto un ritiro dove ha annunciato la buona novella. E tutti gli ascoltatori erano entusiasti. 3 giorni nel deserto, appena un po' di alimentari, e quando ha visto che non avevano più forze, Gesù agisce. Che cosa ha fatto? Ha rimproverato i discepoli perché non hanno visto tutta quella folla senza il mangiare. Noi, cari fedeli, con fatica notiamo i bisogni degli altri a fianco a noi. Bisogna vedere quanto ci colpiscono problemi, tribolazioni, difficoltà degli altri. Gli apostoli, soltanto nell'incontro con Gesù, potevano vedere quanto erano deboli, impotenti e quanto bisogno hanno di Lui. Gran Maestro, il Vangelo di stasera è pieno di simboli. Noi siamo tutti viaggiatori qui sulla terra, cari fedeli, e sul nostro cammino spesso ci sono i deserti, senza niente, deserto e noi senza il pane nella bisaccia. Tutti noi abbiamo fame. Alcuni del pane quotidiano e tutti abbiamo fame di Dio e tutti siamo una gran processione di affamati. Ciascuno di noi porta la propria fame nell'anima, ma nessuna anima non deve morire di fame. Perché? Perché a tutti noi si offre il cibo per la vita eterna. Tutti abbiamo il corpo di Cristo sull'altare. Nel pane abbiamo visto che Gesù ha spezzato il pane, l'ha dato ai discepoli e loro lo passano agli altri. Ciò che abbiamo letto nel Vangelo, guardiamo stasera con i nostri occhi qui. Noi crediamo che Cristo è qui tra di noi. E per non tornare indietro, digiuni. Lui ci dona a se stesso. Noi viviamo quindi di Lui, non dei nostri progetti, ma di Lui. C'è un'altra cosa importante qui, cari fedeli. Gesù, i suoi collaboratori più stretti, i suoi discepoli, li fa capaci per l'opera apostolica. Che cosa voleva radicare in loro? Voleva radicare in loro la fede, chi è Lui, la conoscenza, chi è Lui. E il Vangelo, questo Evangelo, desidera insegnarci che l'Eucaristia è il dono più grande di Dio, dono d'amore all'umanità. Gesù è quel dono e noi siamo coloro che lo accolgono. Perciò dobbiamo ringraziare sempre Dio per questo dono nel momento della Santa Comunione. Il cielo tocca la terra, tocca a me e te, chiunque chi fa comunione. Cristiani dovrebbero rispondere molto di più alla grazia di Dio. Con la propria vita responsabile cristiana non dobbiamo abituarci all'Eucaristia. Andiamo a far comunione, ritorniamo nella panca. E poi guardiamo gli altri che vanno a far comunione, che vanno di qua e di là. Se i cattolici potessero comprendere chi ricevono nella Santa Comunione, che Gesù è entrato nei loro cuori, non credo che guarderebbero più attorno a sé. Credo che potrebbero raccogliersi profondamente nel proprio cuore. E stando nell'amicizia intima con Gesù, il cibo celeste ci rafforza nella resistenza contro il male che c'è in noi e attorno a noi, ci dona la forza di impegnarsi per i valori non qualsiasi, ma quelli che ci guidano verso l'eternità. Preghiamo il cielo,
finché aiuti il nostro popolo e tutti gli altri popoli affinché qui sulla terra possiamo essere portatori di fede, pace, umanità, popolo di Dio, il popolo del futuro. Io credo che noi, la maggior parte, non abbiamo la fame, non siamo affamati. E per questo siamo grati a Dio di non aver fame. Siamo pronti, disponibili a condividere il nostro pane con coloro che ne hanno di meno. Siamo disponibili, pronti a dare un pezzettino di pane che spesso è un superfluo. Queste sono le domande adatte per il tempo dell'Avvento. Cristo ci aiuti affinché in noi possa operare questo dono del cielo e affinché per intercessione di Maria possiamo essere uomini del futuro, uomini di amore per l'altro uomo. Sia fatto così. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Radunati attorno al Signore, rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Signore, dona alla tua Chiesa il dono di celebrare questi santi misteri in tutto il mondo, preghiamo. Provvedi, Signore, a tutti gli affamati del mondo il pane quotidiano, preghiamo. Signore, fa che siamo solidari con gli uomini in vari bisogni che hanno, preghiamo. Signore, fa che tutti gli uomini conoscano Gesù, il buon pastore, preghiamo. Ai nostri defunti, Signore, dona la pace eterna nel tuo regno. Preghiamo. Dio buono e misericordioso, ascolta le preghiere umili del tuo popolo, esaudiscile per Cristo nostro Signore. Amen.